Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Italia è ancora oggi fanalino di coda nell'utilizzo dei fondi europei sui 27 Stati membri. La media dell'Unione Europea è abbondantemente al di sopra del 50%, per quello che riguarda l'Italia invece stiamo più o meno poco al di sotto del 40% di capacità di spesa. Fino al 2015 ci risulta che dovremmo avere a disposizione ancora 31 miliardi di euro di cofinanziamenti a valersi sul Fondo Sociale Europeo e sui fondi europei per lo sviluppo regionale. Il Ministro per l'Economia di recente nel vertice Ecofin ha dichiarato che l'Italia deve maggiormente concentrarsi per migliorare le sue performance sulla capacità di utilizzo dei fondi comunitari, rimproverando peraltro dei ritardi. La domanda è a quanto ammontano realmente i fondi inutilizzati e quali interventi il Governo volesse mettere in campo per migliorare appunto questa situazione. Grazie. Il Ministro per la Coesione Territoriale Trigilia ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Inizio comunicando il dato richiesto dall'onorevole interrogante. Al 31 maggio 2013, a fronte di risorse programmate pari a 49,5 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento nazionale, rimangono da certificare alla Commissione europea 29,7 miliardi di euro, quindi una cifra ingente pari a circa il 60% del complesso delle risorse. Nonostante le misure messe in atto e l'accelerazione riscontrata nell'utilizzazione dei fondi nell'ultimo anno, il problema è veramente ancora molto consistente. In considerazione di questo fatto, sono state intraprese ulteriori misure di accelerazione della spesa, rendicontate alla Commissione europea al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse a disposizione del Paese per il periodo 2007-2013. A mio avviso dobbiamo fare in modo che nessun euro di queste risorse vada perso, perché il Paese in questo momento non può permetterselo. Da questo punto di vista abbiamo oggi, proprio con il decreto che ha approvato il Governo sull'occupazione giovanile e misure per l'inclusione sociale, operato una prima operazione di riprogrammazione dei fondi per un valore di circa 1 miliardo di euro, che riguarda lo spostamento di risorse a rischio di definanziamento da parte dell'Unione Europea verso obiettivi relativi alla decontribuzione per far crescere l'occupazione giovanile e altre misure di sostegno dell'imprenditorialità giovanile, della formazione di cooperative nel campo dei beni culturali, dei tirocini per i giovani che non lavorano e non sono in formazione e infine per la sperimentazione estesa a tutti i comuni del Mezzogiorno degli interventi per l'inclusione sociale, cosiddetta social card. Riteniamo che nelle prossime settimane, prima del mese di agosto, sarà necessario intraprendere almeno un'altra riprogrammazione più consistente di fondi per stimolare le economie locali, in modo da impedire che ci sia il rischio di definanziamento dei fondi europei. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Rampelli per 2 minuti. La ringrazio Ministro, ovviamente rimangono immutate tutte le nostre preoccupazioni, anche perché ci sembra che questo rapporto tra Italia e Europa continui a fare acqua da tutte le parti. Per quanto il Governo si stia impegnando, mi auguro che possa invertire la rotta rispetto al record di assenze da parte degli stessi ministri dal Consiglio europeo. Mi auguro che ci sia anche una capacità di rappresentare in maniera più autorevole, con maggiore forza, le istanze della nostra comunità nazionale al cospetto di Bruxelles. Ricordo che più o meno noi contribuiamo per circa 80 miliardi di euro ogni anno alla programmazione europea. Ricordo che abbiamo appunto una capacità di spesa che è inferiore alla metà, quindi in buona sostanza 40 miliardi e passa l'anno noi li regaliamo all'Europa, che a sua volta, e già su questo si potrebbe forse cercare di invertire la rotta, li distribuisce agli Stati membri che hanno maggiore capacità di spesa, magari senza considerare che soprattutto per quello che attiene quei fondi che vengono trasformati o che dovrebbero trasformarsi in opere pubbliche, opere infrastrutturali, noi abbiamo magari delle complessità geomorfologiche, archeologiche, delle tipicità italiane che rendono sostanzialmente impossibile stare ai tempi, quindi forse andrebbe sburocratizzato questo processo, bisognerebbe tentare di evitare che
i soldi dei contribuenti italiani possano finire ai francesi piuttosto che agli inglesi, piuttosto che agli spagnoli, come purtroppo è capitato nei decenni trascorsi, penso che sarebbe opportuno anche cercare di strappare dei fondi per quelle che sono le emergenze italiane, che sono talvolta anche emergenze europee. Siamo porta d'accesso verso il Medio Oriente e l'Africa, abbiamo problemi di gestione e regolamentazione dei flussi migratori, non è una roba che attiene soltanto all'Italia, eppure l'Europa non ci finanzia, né lo fa attraverso l'attenzione necessaria verso la prevenzione ai fenomeni dell'integralismo religioso, che poi spesso si trasformano in terrorismo internazionale, né c'è attenzione rispetto all'erosione delle coste, piuttosto che agli smontamenti, alle frane, che sono figlie delle alterazioni climatiche, su cui l'Europa, attraverso il principio del 20-20-20, ci chiede di intervenire in maniera massiccia, mettendo a repentaglio la stabilità economica delle famiglie e delle imprese italiane, mentre questo fenomeno comunque ci dovrebbe come minimo vedere protagonisti di una sorta di risarcimento, visto che siamo le principali vittime dei fenomeni appunto di alterazioni, che potremmo andare avanti a lungo, abbiamo esaurito il tempo, le chiedo soltanto con i suoi colleghi ministri di accentuare il più possibile la capacità negoziale dell'Italia rispetto a Bruxelles. Grazie, passiamo all'interrogazione.